Inizia domani a Torino il processo d'appello sull'incendio alle acciaierie ThyssenKrupp che nel dicembre del 2007 causò la vita a 7 operai. Intanto i dati del rapporto INAIL sulla sicurezza nei luoghi di lavoro fotografano una situazione di luci e ombre. Calano gli infortuni, ma resta alto il numero di decessi. Sentiamo. Comincia domani al Tribunale di Torino processo d'appello per l'incendio all'acciaieria ThyssenKrupp di Torino che il 6 dicembre 2007 causò la morte di 7 operai. In primo grado la Corte d'Assise aveva condannato l'amministratore delegato Harald Espenan a 16 anni e mezzo per omicidio volontario con dolo eventuale ed altri 5 imputati a pene tra i 13 anni e 6 mesi e i 10 anni e 10 mesi con l'accusa di omicidio colposo con colpa cosciente. Una sentenza destinata a diventare storia nei manuali giudiziari ma che ora l'impianto difensivo della multinazionale proverà a ribaltare. Anche per questo il comitato dei lavoratori ThyssenKrupp invita a partecipare numerosi all'udienza e accusa nulla è cambiato nel mondo del lavoro. 7 morti atroci non hanno insegnato niente. In realtà i dati INAIL che il 30 novembre presenterà il rapporto sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro in Piemonte offrono qualche spiraglio positivo. Nel 2011 gli infortuni sono calati del 7% rispetto al 2010. Ma i morti continuano a essere troppi, 63 solo nel 2011, erano 75 l'anno precedente, la metà sono causati da incidenti stradali. Insomma, se gli infortuni sembrano essere in decrescita costante, non si può dire altrettanto dei decessi. Anzi, nel 2012 il trend è destinato al rialzo, come conferma l'istituto, senza contare che i dati incoraggianti del 2011 sono falsati dalla cassa integrazione di cui hanno usufruito circa 38.000 dipendenti che per periodi più o meno lunghi non si sono recati al lavoro.